L'acquario di Roma sarà uno degli acquari più importanti d'Europa e forse del mondo, sia per l'ampiezza, perché saranno 14.000 metri quadrati con tantissime vasche a tema. L'acquario di Roma sarà suddiviso in due aree importanti. Ci sarà un'area che riguarda il vivo, quindi l'acquario tradizionale, con i pesci che troviamo in tutti gli acquari, uno spettacolo della natura. Sono dei corridoi a vetro in cui gli squali, piuttosto che altri importanti pesci, ti passano sotto e sopra mentre attraversi questi corridoi. La cosa importante di questo acquario è che non ha pensato solo a fare l'acquario tradizionale come in tutte le altre parti del mondo, ma un'altra parte dedicata alla didattica, alla ricerca, alle pubblicazioni. Perché questo? Perché abbiamo visto col tempo che specialmente i bambini, le scuole, sono interessate non tanto a vedere il pesce al vivo, che è importante, che fa crescere, fa conoscere al bambino delle realtà sottomarine che normalmente non conosce, ma il bambino è interessato anche a come si costruisce una base petrolifera nell'oceano. Il bambino è interessato anche a come si fa ad ispezionare un relitto sott'acqua. L'umano non ci può arrivare. E quindi abbiamo pensato, insieme al CNR, insieme alle università, insieme a tutti i più grandi organizzazioni scientifiche del mondo, di organizzare la robotica. Che cos'è la robotica? Noi avremo dei pesci robot, proprio a forma di pesce, che sono pieni di sensori, che si muoveranno nelle profondità marine. Perché c'è tanto da scoprire nelle profondità marine. La ricerca oggi si è allontanata dallo spazio, nello spazio non c'è più niente da scoprire. Siamo arrivati fino a Marte e abbiamo ricavato poco. La ricerca adesso si è orientata nei fondali marini, nei fondali più profondi. E abbiamo iniziato a vedere e a scoprire che ci sono delle piante, delle forme di vita che ancora non conosciamo. Tra 10 anni, tra 20 anni, noi useremo gli antibiotici che sono ricavati da queste alghe marine in profondità, in alta profondità. C'è un'area, poi sarà un'area dedicata, una sala video in 3 e addirittura 4D, dove i bambini sempre o le persone comunque interessate potranno vedere le novità che ci sono per quanto riguarda il mare. Il mare offre tante cose. Il mare offre tante cose a livello superficiale, ma anche in profondità. E noi le scopriamo e le faremo vedere in queste grandi sale, ripeto, in 3D e in 4D. Non è finita qui. Noi avremo anche la possibilità di portare queste scuole dall'acquario, fare delle gite con delle navette sul Tevere, sul litorale di Ostia e ritornare, sempre con degli specialisti che spiegheranno quello che stiamo facendo e cosa andremo a vedere. Noi puntiamo molto sulla didattica e sulla ricerca, quindi benvenuto l'acquario a Roma nel 2012.